Quindi non è un muro contro muro, cioè i produttori rispondono, ci sono imprenditori in qualche maniera che guardano avanti e vedono che il problema dei rifiuti alla fine li può anche danneggiare. No, no, ci sono sicuramente, la nostra esperienza ci dice che in particolar modo le aziende che sono particolarmente esposte al marketing sono sensibili e chiaramente insieme a quello che può essere il sostenere il loro legittimo interesse, c'è però la necessità e in alcuni casi anche la vera disponibilità ad aprirsi, perché altrimenti il limite è che veniamo confinati nel regno dell'utopia. Per cui le idee sono buone, ma poi non funzionano mai.